Pianeta Verde. Oggi parleremo di un alimento che è considerato un superfood. Pensate che gli antichi lo chiamavano il cibo degli dei, gli antichi aztechi, mentre l'ONU l'ha definito il cibo del futuro. Sto parlando dell'alga spirulina, una microalga dal colore blu-verde che davvero ci stupirà. Siamo a Fidenza, siamo ospiti della Bertolini Farm e siamo pronti per entrare in questo mondo. Ad accompagnarci in questo nostro viaggio nel mondo dell'alga spirulina sarà Manuela, che vado subito a salutare. Grazie per averci invitato innanzitutto. Grazie a voi per essere venuti. Assolutamente. Allora, parliamo della vostra azienda, un'azienda che è situata all'interno di quello che è l'Agro Parmense. Siamo nelle terre verdiane, ci troviamo, come abbiamo detto, a Fidenza, e qui, proprio nel cuore di questa campagna, avete deciso di dare vita a questa azienda nella quale coltivate e poi producete, ovviamente vendete, alga spirulina. Come nasce? Allora, la Bertolini Farm nasce da una lunga tradizione agricola di famiglia, quindi da generazioni l'azienda è dedita all'agricoltura, un'agricoltura sempre di qualità, mossa dalla passione per la terra e dal rispetto per l'ambiente. Già nel 2010 l'azienda si caratterizza per un forte carattere innovativo e abbiamo sempre avuto una grande attenzione all'ambiente, e nel 2010 decidiamo di realizzare un impianto di cogenerazione che appunto ci permettesse di produrre energia elettrica a partire da biomassa e da scarti di tipo agricolo. Quindi realizziamo un impianto di cogenerazione da 380 kW. Diciamo che da quel momento l'azienda agricola standard di famiglia si trasforma in un agritech. L'azienda comincia a strutturarsi e poi nel 2016, proprio dalla volontà di utilizzare il calore che l'impianto biogas ci donava di suo, decidiamo di realizzare un impianto di microalghe. E questo perché la spirulina aveva bisogno, per il suo clima ideale, aveva bisogno di calore, e noi avevamo questo calore, allora abbiamo accettato questa sfida e abbiamo da un lato confermato la nostra volontà di investire in agricoltura, però farlo in modo sicuramente più dinamico, più moderno e con un'attenzione rivolta alla nutraceutica. Quindi la spirulina per eccellenza è un superfood che si identifica proprio nell'ambito della nutraceutica. La filosofia della nutraceutica sappiamo qual è, quindi mangiare non soltanto per il bene, diciamo, per il piacere del palato, ma per il benessere dell'organismo. E la scelta della certificazione bio? La scelta della certificazione bio è nata da sé. L'azienda da sempre sposa la filosofia del biologico in quanto sinonimo di garanzia e di qualità. Benissimo, abbiamo già un attimo introdotto questo superfood, questo alimento, questo integratore che è davvero può essere un'arma, un alleato in più per la nostra salute. Mi resta soltanto una curiosità da chiederti prima poi di entrare nel vivo. In Italia esistono tanti impianti per la produzione di alga spirulina o siete stati un po', diciamo, pionieri e quello che poi vedremo è nato grazie al vostro intuito e grazie alla vostra voglia di sperimentare? In Italia siamo pochissimi produttori di spirulina, sicuramente meno di 10 impianti, diciamo che ufficialmente ci sono solo 5-6 impianti e il nostro è uno dei più grandi nel ristretto panorama. E il nostro interesse nasceva proprio per la volontà di creare un cibo che già la NATO definiva cibo del futuro, e quindi noi abbiamo cercato di coniugare la nostra tradizione, quindi quella dell'agricoltura, a quello che è il futuro. Adesso sta iniziando a diventare un po' freschino, ci spostiamo all'interno così ci scaldiamo? Esattamente sì.
Dal freschino dell'esterno di questa mattinata ci siamo spostati al caldo quasi tropicale della serra, perché è proprio all'interno di queste, di questo impianto, di queste strutture che voi allevate la vostra alga spirulina. Mi piacerebbe raccontare un po' la storia però di questo superfood, un superfood davvero antichissimo. Assolutamente sì, Barbara, hai ragione. Considera che la spirulina è nota, conosciuta da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Veniva coltivata in modo molto naturale, sicuramente non in vasche di coltivazione come le nostre. Già dagli aztechi la conoscevano, la consumavano e la definivano il cibo degli dèi. Ha fatto parte poi della, diciamo, di quella che era l'alimentazione delle popolazioni africane, asiatiche per lunghissimo tempo, e oggi l'abbiamo riscoperta. In realtà già nel 1974 l'ONU la definisce l'alimento del futuro, proprio per il suo potenziale nutritivo e per l'alta sostenibilità di coltivazione. E possiamo proprio definirlo il superfood, il cibo per eccellenza, perché è ricca di vitamine, proteine, sali minerali e tutto ciò che è necessario al nostro organismo. L'alga spirulina quindi proviene dalle zone tropicali del nostro pianeta? Assolutamente sì, è un'alga che cresce in, cresceva ad esempio nel lago Chad, e cresce quindi in, in ambienti caratterizzati da un tasso di alcalinità importante, in un'acqua con temperature dai 30 ai 40 gradi e acque ricchissime di sali minerali. Noi abbiamo appunto qui a Fidenza, abbiamo ricreato l'ambiente tropicale della nostra, per la nostra spirulina. Quindi abbiamo utilizzato un calore di scarto dell'impianto biogas, un calore che solitamente altri impianti non utilizzano. Noi invece, vuoi per una questione appunto di rispetto per l'ambiente, vuoi per una questione etica e di ottimizzazione delle nostre risorse, abbiamo convogliato all'interno di queste vasche il calore del biogas e abbiamo riscaldato quindi le vasche e creato all'interno delle nostre serre proprio l'ambiente tropicale che la spirulina di solito trova in Africa. La spirulina è una microalga, quindi davvero è un essere vegetale molto molto piccolo. Ci dicevi che voi l'avete proprio vista nascere e l'avete accompagnata nella crescita. Vuoi raccontarci un po' questo periodo? Assolutamente sì. E noi abbiamo, diciamo, abbiamo avuto il contatto con i nostri biologi, e una conoscenza, devo dire, molto molto importante e profonda da un punto di vista professionale e umano. E attraverso appunto loro abbiamo portato in Italia ben 5 ml di spirulina, quindi capisci bene, un inoculo piccolissimo. E da lì lo abbiamo accompagnato nella sua crescita, quindi la spirulina è una microalga piccolissima, e una microalga unicellulare che si raddoppia, quindi man mano da 5 ml abbiamo raggiunto quantità d'acqua sempre maggiori fino ad arrivare ai nostri 54 metri cubi per ogni vasca. Spirulina è sicuramente un nome molto curioso e anche simpatico, che richiama un po' all'infanzia, direi così, quindi appunto questa crescita è davvero originale. Assolutamente, infatti il suo nome deriva proprio dalla sua forma, è una forma spiralizzata e da lì in realtà il suo nome corretto sarebbe Arthrospira platensis e poi comunemente detta spirulina. È una microalga, come dicevi appunto prima, di acqua dolce, di colore verde-blu, la colorazione è data dai suoi pigmenti naturali, quindi carotenoidi, ficocianina e altri pigmenti naturali che le danno questa colorazione verde-blu. Ed è un'alga, come dicevamo prima, ricchissima di vitamine, proteine e sali minerali. Ha davvero tanti utilizzi, vero?
Assolutamente, è molto, molto versatile. I suoi campi di applicazione sono i più svariati, salute, sport, alimentazione, veramente ci accompagna, ci accompagna e ci deve accompagnare, questo almeno il nostro augurio, che ci accompagni in ogni momento della giornata, in ogni fase della vita. Perché è un'alga che fa bene ai bambini, fa bene a noi adulti e fa bene anche ai nostri anziani. Io aggiungerei anche, oltre alla nostra salute, anche al nostro ambiente, perché vogliamo ricordare la vostra caratteristica, che ovviamente la vostra è una farm certificata biologica. Sì, assolutamente. Noi crediamo molto nel biologico. Fin dall'inizio abbiamo proprio voluto incentrare la nostra coltivazione sul biologico. Quindi, perché per noi biologico significa tracciabilità, qualità e sicurezza alimentare. Ed è questo quello che vogliamo dare ai nostri, alle persone, ecco, che consumano la nostra spirulina, ai nostri clienti, siano essi le grandi aziende, sia il piccolo che viene appunto in Bertolini Farm ad acquistare la sua busta di spirulina. Prima di entrare proprio nel vivo della spiegazione delle varie fasi di coltivazione della spirulina, ti vorrei chiedere che cosa significa appunto questa certificazione biologica, quali sono le regole che voi dovete rispettare, che vi vengono appunto dal vostro ente certificatore. Noi abbiamo già un protocollo, avevamo già un protocollo interno di autocontrollo HACCP e quindi facevamo già un nostro controllo interno. Nel momento in cui la nostra azienda è diventata ufficialmente biologica, il nostro protocollo si è ampliato, quindi prevede una serie di controlli a partire dalle materie prime utilizzate fino ad arrivare poi al prodotto finito. Quindi ci impone tutta una serie di analisi e tracciabilità in ogni fase della nostra lavorazione. Come dicevo, a partire dai micronutrienti che noi acquistiamo per la nostra spirulina fino ad arrivare poi alla fase di registrazione dei lotti, del prodotto e di tutta la fase anche di smistamento. Immagino che non ci siano contenuti degli coloranti o comunque altre sostanze che non sono, diciamo così, salutari per la nostra salute. Non ci sono coloranti, è priva ovviamente di OGM, priva di qualunque prodotto di sintesi. Noi utilizziamo soltanto micronutrienti naturali e ovviamente biologici, quindi nulla di sintetico, nulla di chimico. Il vostro impianto, che lo ricordiamo nuovamente, uno dei più grandi di questo tipo in Italia, così com'è strutturato vi permette di coltivare la spirulina tutto l'anno, a differenza invece di quello che potrebbe avvenire a cielo aperto, che poi aprirebbe altri interrogativi sulla salubrità del prodotto. Appunto, queste serre come sono strutturate e che cosa troviamo all'interno di questa struttura? Le nostre serre, che sono delle serre comunque molto grandi nel ristretto panorama italiano di produttori di spirulina, perché sono 1200 metri quadri di serre caratterizzate da un'impronta tecnologica importante. All'interno appunto di queste strutture, che sono appositamente studiate per la coltivazione della nostra spirulina, noi abbiamo realizzato delle vasche, ma non sono delle semplici vasche, perché le nostre sono delle vasche riscaldate. Utilizzando infatti l'energia termica di recupero del nostro impianto di cogenerazione, abbiamo potuto ricreare l'ambiente di crescita della spirulina
e quindi abbiamo scaldato le acque ad una temperatura importante, sui 30 gradi. Questo ci consente di avere una produzione durante l'intero anno solare, quindi un impianto standard, come dicevi prima, magari ad aprile avvia la sua coltivazione, ma a ottobre è costretto comunque a chiudere, perché le nostre temperature non consentirebbero la crescita della spirulina. Noi invece abbiamo la possibilità di estendere all'intero anno solare la nostra coltivazione, e questo vuol dire per chi si affida a noi, soprattutto per le medie e grandi aziende, significa una garanzia di fornitura, e non è da sottovalutare, perché in ogni momento noi abbiamo a disposizione la quantità di spirulina che ci richiedono. Il nostro impianto produce circa 2000 kg di spirulina l'anno, quindi è veramente uno dei più grandi in Italia, ed è caratterizzato appunto dal fatto di essere un impianto con una tecnologia importante. Quindi, oltre al calore, abbiamo un sistema di movimentazione delle acque che sicuramente consente di evitare il ristagno e consente una migliore ossigenazione. Quindi in questo modo la spirulina viene movimentata, anche se in modo molto dolce e graduale, però viene movimentata, e quindi un po' tutte le nostre microalghe in sospensione riescono a captare la luce solare e riescono anche ad ossigenarsi. La spirulina è come le piante, quindi si riproduce con la fotosintesi, e quindi nel momento in cui riceve la luce può riprodursi. Quindi luce e calore sono sicuramente i due elementi fondamentali per noi. Però non troppa luce, perché infatti ci sono queste tendine protettive per creare un po' di ombra, giusto? Assolutamente sì. È diciamo che l'irradiazione luminosa deve essere comunque controllata in base al momento di crescita dell'alga. L'alga può aver bisogno magari di un'intensità più o meno forte, quindi noi con delle reti ombreggianti a gradazione diversa riusciamo a controllare l'effetto luminoso. Noi all'interno di queste vasche vediamo dell'acqua che è colorata verde, blu, appunto perché è proprio il colore tipico della spirulina, e all'interno noi non la vediamo perché rimane in fondo proprio l'alga. Sta mangiando? Adesso sta mangiando. L'alga è in sospensione, quindi la nostra alga è in sospensione nell'acqua. In questo momento, quindi nel momento in cui c'è la luce, lei sta facendo la fotosintesi, quindi sta catturando, diciamo, CO2, e quindi si sta riproducendo, perché una cosa importante delle alghe e della spirulina in modo particolare è questo, che rispetto alle piante ha comunque una capacità fotosintetica maggiore. Ti volevo giusto dare alcuni dati proprio su questo. La sua coltivazione non richiede ricambio o consumo di risorse idriche. Basti pensare che per produrre un chilogrammo di proteine ricavate dalla spirulina servono appena 2000 litri d'acqua, mentre per coltivare e per avere un chilo di carne ne servono oltre 100.000. Capisci bene che il rapporto è veramente senza misura. E per quanto riguarda invece l'impiego di suolo, per produrre un chilogrammo di proteine la spirulina occupa 0,6 metri quadri, mentre la carne ha bisogno di 190 metri quadri, quindi un consumo di suolo smisurato. Quello che dicevamo prima è che la spirulina durante il suo ciclo di crescita non rilascia CO2, o meglio, quella che rilascia è di gran lunga inferiore a quella che assorbe. Quindi in questa fase di movimentazione lei capta CO2, capta energia solare e si riproduce. Quando ha concluso tutto il suo ciclo, poi termina qui, e infatti qui riusciamo a vederla, la spirulina, proprio concretamente com'è. E quanto dura questo ciclo vitale? Allora, il ciclo vitale della spirulina dura 24 ore, quindi noi tutti i giorni possiamo raccogliere dalle nostre vasche. Quindi l'acqua che è appunto contenuta nelle vasche viene filtrata attraverso questo vibrovaglio, che ha una rete molto molto sottile, stiamo parlando di 20 micron,
Quindi in questo modo la massa algale viene recuperata e viene convogliata in questi contenitori alimentari, mentre la parte, diciamo, quella che è poi l'acqua, che comunque contiene ancora spirulina, o meglio quella più piccola, quella che non è ancora facilmente filtrabile, quindi la parte contenente spirulina e altri micronutrienti, però la parte liquida, viene riconvogliata in vasca, mentre la massa algale poi viene avviata alla fase di lavorazione, sempre tutto all'interno della nostra azienda. Manuela, io direi che la domanda sorge un po' spontanea: quest'acqua che viene utilizzata all'interno delle vasche, da dove arriva e quali controlli subisce? L'acqua che noi utilizziamo è un'acqua che arriva da un pozzo irriguo all'interno della nostra azienda. Ovviamente dolce. Ovviamente dolce, un'acqua di falda, è un'acqua che noi abbiamo fin da subito analizzato proprio per essere certi della sua salubrità e della sua potabilità, quindi per capire se era un'acqua che potevamo utilizzare per questo tipo di coltivazione. E fin da subito i riscontri sono stati positivi. Comunque la nostra acqua viene sempre sottoposta a dei controlli, quindi l'acqua in ingresso, prima di arrivare alle nostre vasche, viene analizzata, quindi i campioni vengono portati in un laboratorio esterno certificato, e nel momento in cui abbiamo il loro ok, quindi abbiamo avuto il loro ok, abbiamo proceduto al riempimento delle vasche. Viene comunque trattata, quindi questo significa per noi ulteriori costi, quindi l'analisi, il trattamento dell'acqua. Perché è un po' dura. È un po', sì, diciamo che in questa zona quello che un po' più ci crea qualche problema è proprio la durezza dell'acqua, e quindi è un'acqua che viene trattata, e nel momento in cui abbiamo appunto i parametri, riusciamo a raggiungere i parametri standard, allora provvediamo al riempimento delle vasche o alla continua integrazione, perché comunque queste vasche, essendo delle vasche riscaldate, subiscono comunque un po' di evaporazione, come è normale che sia, e quindi quotidianamente provvediamo ad una piccola integrazione. Ogni qualvolta quindi l'acqua viene trattata e poi inserita nelle vasche. Contiene anche ferro quest'acqua? Quest'acqua contiene piccole quantità di ferro, ma questo non è negativo, anzi ben venga, nel senso che l'acqua, tutto ciò che ci potrebbe essere di negativo, per fortuna nella nostra zona non c'è, viene assorbito, quindi nel nostro caso noi abbiamo una piccola percentuale di ferro, che comunque va bene perché la spirulina poi questo ferro lo assimila e quindi lo rende poi biodisponibile per noi, per la nostra alimentazione. Questa puntualizzazione sull'acqua è fondamentale per parlare di, ovviamente, sicurezza alimentare. Abbiamo detto che la sicurezza alimentare arriva già dal fatto che ci troviamo in un ambiente chiuso, e quindi le contaminazioni che possono venire dall'esterno qui non ci sono. Ma poi perché dobbiamo stare attenti, anche perché nel nostro paese, in cui si sta verificando un aumento del consumo di spirulina, potrebbero esserci degli arrivi che dall'estero. In questo caso, che domande dobbiamo porci? Sì, considera che soltanto il 5% della spirulina che oggi è consumata in Italia è di produzione italiana. Tutto il resto viene ancora purtroppo importato da paesi dove non vi è sicurezza alimentare. Per lo più la spirulina arriva magari dalla Cina o dall'India, e sappiamo bene che le acque in quei territori non sono sicuramente controllate come possono essere le nostre acque, quindi non sono soggette alla nostra regolamentazione italiana, e diciamo che loro probabilmente non hanno delle norme che regolano questo tipo di produzione. Quindi è fondamentale chiedersi da dove arriva la spirulina, che percorso ha fatto per arrivare qui. Non basta avere un bollino sulla confezione, ok, cioè il bollino è biologica, va bene. Alcune volte considera che nelle confezioni esiste il bollino, un bollino, diciamo uno pseudo biologico, ma non esiste l'origine. E questo non è possibile accettarlo. Quindi capire l'origine, la tracciabilità del prodotto, quale azienda lo ha prodotto,
in che stato, dove si trova questa azienda. Dalla tracciabilità quindi noi riusciamo a capire la sicurezza del prodotto. Alcune volte la spirulina importata fa dei percorsi più o meno lunghi, poi arriva in Unione Europea e qualche azienda la certifica in qualità di rivenditore, la certifica e la immette sul mercato. E noi produttori italiani stiamo cercando di sensibilizzare molto in questo senso. L'ANSES, ad esempio, che è l'agenzia di comunicazione francese sulla sicurezza alimentare, è molto più sensibile rispetto a noi italiani in questo, e spesso fa dei comunicati in cui dice proprio attenzione alla spirulina low cost, perché noi sappiamo quelli che sono i costi di produzione di una spirulina biologica ed è impensabile che si trovi sul mercato una spirulina a basso costo. In qualità di consumatore, ogni consumatore dovrebbe chiedersi come mai a questo costo così basso. Va da sé che qualità e costi bassi non vanno di pari passo. E questa qualità è testimoniata anche dalla grandissima attenzione che voi avete, proprio anche dall'aspetto innovativo. Qui è tutto sotto controllo, anche grazie al telecontrollo. Questo quindi vi permette in ogni momento di intervenire nel caso succedesse qualcosa all'impianto che potesse poi compromettere la qualità. Sì, considera che le nostre vasche sono delle vasche poste in un ambiente cosiddetto controllato, quindi al di là del fatto quindi di essere un ambiente chiuso, è proprio un ambiente controllato, quindi all'interno delle vasche abbiamo tutta una serie di strumentazioni, di sonde che ci consentono di rilevare lo stato di salute e di benessere dell'alga. Queste sonde poi inviano, diciamo, le informazioni recuperate in vasca, le inviano ad un sistema, ad un server esterno, che ci permette in ogni momento, attraverso il nostro PC o attraverso il quadro di controllo che abbiamo all'interno appunto delle serre, o attraverso smartphone, in qualunque momento della giornata ci permette di essere coscienti di quello che è lo stato delle nostre vasche e di poter eventualmente intervenire in modo tempestivo andando a modificare alcuni parametri, come ad esempio quella della temperatura, o nel momento in cui dovessimo renderci conto che il pH delle nostre vasche non è coerente con quello che dovrebbe essere, in automatico quindi venire qui in serra e provvedere in qualche modo, appunto in modo tempestivo, alla risoluzione dell'eventuale problema. Ci sono delle minacce per la spirulina, che ne so, o parassiti oppure malattie che possono colpirla? Ci sono sicuramente delle minacce, al di là appunto delle contaminazioni presenti nell'acqua, quali metalli pesanti che possono esserci, ci sono sicuramente delle problematiche che possono riguardare eventuali altri batteri, quindi che si dovessero insinuare all'interno delle vasche e proliferare insieme alla spirulina o addirittura a discapito della stessa. Abbiamo detto quanto è importante la fase di analisi per garantire la sicurezza del prodotto finale e abbiamo capito appunto quanto lavoro sta
dietro a questo aspetto, quindi quanto lavoro il team di esperti, di professionisti che sono collaboratori con la Bertolini Farm mette in alto. Adesso siamo nel laboratorio, siamo con Francesca Poletto che è una biotecnologa appunto che si occupa di tutto questo aspetto. Quindi che analisi vengono effettuate? Allora, noi periodicamente, settimanalmente, veniamo qui e prima di tutto diamo una visione di insieme alle vasche, preleviamo i campioni, come per esempio potete vedere da questa Falcon, facciamo prima le analisi al microscopio per vedere se ci sono contaminazioni, se la salute dell'alga è buona e successivamente facciamo delle analisi per capire la concentrazione dell'alga in modo da tenere monitorato sempre l'andamento della crescita o la stasi per qualche insomma, motivo. E, dopodiché facciamo sempre le analisi nutritive, abbiamo il nostro kit con cui riusciamo a capire la temperatura, il pH della coltura e riusciamo a misurare anche i sali contenuti in modo da mantenere sempre, diciamo, una visione sulle condizioni, ecco, della coltura in vasca. Quali sono le condizioni ideali? Beh, la temperatura deve essere sui 30-35 gradi possibilmente, quindi non deve superare i 40, non deve andare sotto ai 20, ecco, questi sono i parametri più importanti. Poi il pH garantisce, siccome la spirulina cresce a pH molto basico, sopra i 10, garantisce anche questo che non crescano altri organismi all'interno della coltura. E poi il mezzo di coltura viene fatto tramite una ricetta da noi fornita, quindi noi forniamo la quantità dei sali che devono essere utilizzati, in particolare adesso con la sperimentazione del metodo biologico che Bertolini Farm sta attuando. E quindi sì, forniamo tutto il necessario per mantenere le condizioni ottimali di crescita. So che la ricetta è segreta, come nei migliori casi, però un ingrediente di quello che mangia la spirulina ce lo puoi dire, giusto per darci qualche idea? Beh, somiglia molto a quello che mangia una pianta, diciamo, perché servono dei nitrati, dei fosfati e tutti dei sali per farla mangiare in modo opportuno, ecco. Tu ti sei specializzata all'università anche in Olanda, un'università che dedica un corso proprio alle alghe. In Italia una realtà del genere esiste? Beh, e ne esistono soprattutto per esempio all'Università di Firenze, dove io ho fatto infatti uno stage durante la mia laurea magistrale. E in Olanda in particolare io ho seguito un corso magistrale di biotecnologie ambientali in cui c'erano anche più di un corso focalizzato sulla coltura delle microalghe, sia spirulina, quindi soprattutto dal punto di vista di alghe per uso alimentare, sia per altri scopi come può essere, non so, depurazione o altri aspetti insomma delle biotecnologie ambientali. Ecco, spirulina ovviamente alga, microalga per uso alimentare e un cibo, chiamiamolo così, un alimento che viene consigliato nella nostra dieta perché è ricchissimo di sostanze benefiche per noi. Quali sono? Beh, la particolarità della spirulina è il suo apporto proteico perché è molto ricca di proteine. Infatti per più del 60% della sua massa è costituita proprio di proteine. Tra queste proteine ci sono tutti gli amminoacidi essenziali. Contiene acidi grassi essenziali come per esempio omega 3 e omega 6. E contiene anche molti sali minerali, per esempio il ferro, il calcio, il fosforo, il magnesio, il potassio, che sono molto importanti per l'equilibrio del corpo. Oltre a questo anche delle vitamine, per esempio la vitamina E, la vitamina K o le vitamine del gruppo B. E contiene naturalmente, grazie ai suoi pigmenti fotosintetici, contiene anche agenti antiossidanti come la ficocianina, le clorofille e beta-carotene.
E tutti questi agenti, tutti questi diciamo benefici elementi per la nostra salute, in che modo possono aiutarci? Allora, beh, sono adatti intanto a ogni tipo di dieta, soprattutto grazie all'azione molto energizzante della spirulina, sono adatte per diete di persone sportive o comunque persone che seguono uno stile di vita molto dinamico, perché appunto dà un grande senso di sazietà, quindi anche per le diete dimagranti può essere molto consigliata. Perché fa sentire meno fame? Esatto. Se ne prende un cucchiaino alla mattina, si può essere sicuri che fino alle 2 del pomeriggio non si sente sensazione di fame, quindi questo è molto consigliato anche per tenersi un po' in tono, ecco. E per quanto riguarda la salute, grazie al fatto che la spirulina combatte il colesterolo cattivo LDL e favorisce la formazione invece del colesterolo buono, è molto adatta per prevenire le malattie cardiovascolari. Inoltre mantiene un buon grado di concentrazione e quindi favorisce appunto lo sviluppo cognitivo anche nei bambini, infatti. Quindi anche i bimbi possono assumerla. Sì, certo. E inoltre, soprattutto, ha una grande azione antiossidante. Infatti, oltre all'alimentazione, la spirulina è usata molto anche nella cosmesi per diciamo, creazione di creme o... Per contrastare l'invecchiamento cutaneo. Esatto. Poi ovviamente provenendo da acqua dolce dovrebbe essere priva di iodio. Esatto, e infatti è uno dei pochissimi alimenti privi di iodio che troviamo nel mondo vegetale, e questo è un altro vantaggio insomma di questa microalga. E il glutine? E possiamo anche assicurare che è adatta per le diete celiache, infatti è totalmente priva di glutine, è priva grazie al nostro sistema di coltivazione, priva di metalli pesanti, di ogni tipo di contaminazione, quindi possiamo raccomandarla per ogni tipo di esigenza. All'interno di questa struttura avere un'altra fase, altre fasi importanti della lavorazione della vostra spirulina. Sì, qui avviene proprio la fase della lavorazione, quindi dopo la raccolta in serra la nostra spirulina viene portata all'interno di contenitori alimentari, viene pressata, una pressione ovviamente dolce che le consente di eliminare la maggior parte dell'acqua in essa contenuta, e dopo la fase di pressatura avviene la trafilatura, quindi la massa algale viene posta all'interno di una trafilatrice e otteniamo degli spaghettini d'alga. Questi spaghettini vengono posti su dei telai alimentari e successivamente avviati alla fase di disidratazione.
noi andiamo a disidratare il nostro prodotto a basse temperature, e questa è una fase molto importante, perché mantenere la temperatura al di sotto dei 40 gradi ci consente di mantenere inalterate tutte le sue proprietà nutrizionali, quindi di avere un prodotto veramente di qualità. Una volta terminata la fase di disidratazione, che avviene all'interno di una cella di disidratazione alimentata ad acqua calda e non ad energia elettrica, quindi sempre per il concetto di recupero dell'energia termica, quindi terminata questa fase, gli spaghettini d'alga vengono poi subito confezionati, quindi imbustati e avviati appunto alla fase di etichettatura, imbustamento ed etichettatura. Il tutto avviene all'interno di un arco temporale molto limitato, quindi dalla raccolta alla pressatura, trafilatura e disidratazione e confezionamento trascorrono non oltre le 12 ore, quindi questo significa avere un prodotto diciamo dalle eccellenti qualità, perché è come se avessimo un prodotto appena raccolto, quindi il nostro utente finale può godere di questo ulteriore privilegio. Quindi dalla serra alla tavola, possiamo dire. Dalla serra alla tavola, assolutamente sì. Siamo arrivati alla nostra parte dedicata al food e oggi c'è proprio un superfood. Vogliamo vedere proprio come è possibile assumere, degustare l'alga spirulina, e qui vediamo che c'è già stata preparata una tavola in bandita. Vi vado a presentare subito coloro che ci accompagneranno in questa fase, che sono due cuochi naturali. Sto parlando di Lorenzo e Jessica, che hanno anche un blog, Cucinare Secondo Natura. Vediamo che davvero possiamo assumere l'alga spirulina durante tutto il corso della nostra giornata, dalla colazione fino alla cena. Quindi, nel salutarci, volevo farvi un po' parlare di voi, cuochi naturali, quindi perfettamente in linea con la filosofia della nostra trasmissione dedicata all'agricoltura biologica e al mondo sostenibile. Sì, esatto. Un saluto a tutti prima di iniziare. Fra poco vi presenteremo tutti i vari piatti che abbiamo preparato e uno che insomma vi mostreremo in diretta, tutto ovviamente utilizzando l'alga spirulina. E in questo caso specifico andremo ora a preparare della pasta fatta in casa, delle tagliatelle che verranno appunto arricchite con questo prezioso ingrediente. Direi che inizio subito, così puoi insomma approfondire quello che facciamo e quello che abbiamo preparato con Jessica. La pasta fatta in casa è molto semplice. Noi tra l'altro come scelta abbiamo fatto quella di un'alimentazione 100% vegetale, e quindi insomma vi mostreremo come si può preparare della pasta fatta in casa anche senza utilizzare ingredienti di origine animale, anzi andremo appunto ad arricchirla con questo ingrediente dalle molteplici proprietà. Ci occorre soltanto della farina, dell'acqua, in questo caso poi abbiamo dell'alga spirulina in polvere, un pizzico di sale ed è tutto. Quindi io ti lascio lavorare con le mani in pasta e passo ovviamente a Jessica. Quello che ci colpisce, diciamo, il fattore comune di tutti questi piatti che ci avete preparato è ovviamente la colorazione, perché abbiamo detto che l'alga spirulina ha appunto questa colorazione verde-blu che la caratterizza. Esatto, sì, assolutamente. E per noi, tra l'altro, l'aspetto del colore, dell'estetica del piatto, diciamo che è uno dei fondamenti della nostra cucina. Qui abbiamo un ingrediente prezioso sia da un punto di vista di salute che da un punto di vista di estetica, quindi non andiamo ad utilizzare dei colori
conservanti industriali, ma andiamo a utilizzare un ingrediente che comunque arricchisce i nostri piatti sia da un punto di vista nutrizionale che appunto da un punto di vista estetico. E noi vediamo che quella della Bertolini Farm, sostanzialmente quando viene messa in commercio la troviamo sotto queste spoglie, giusto, questi spaghettini essiccati, quindi anche della consistenza un po' dura, un po' croccantina, appunto perché sono stati disidratati in modo tale che tutte le caratteristiche, le proprietà nutraceutiche siano proprio ancora racchiuse all'interno di questi spaghettini. La vediamo poi anche in versione in polvere, come quella che sta utilizzando Lorenzo. L'ho sciolta nell'acqua e adesso vado ad aggiungerla della farina. Usiamo della farina di semola di grano duro, che è una farina ideale per preparare della pasta fatta in casa. Andiamo ad aggiungerla e andiamo a impastare poi. È sicuramente un alimento molto interessante, immagino anche cucinarlo insieme a dei bambini, sicuramente dà quel pizzico di simpatia ancora in più, proprio quando ci accingiamo a cucinare. L'alga spirulina, è meglio assumerla cruda, cotta, sotto che forma? Allora, la particolarità di quest'alga è che viene disidratata a una temperatura di, diciamo, 40 gradi, no? Un po' quello del principio del crudismo, quindi a questa temperatura le proprietà organolettiche nutritive restano invariate. Quindi arricchisce sì gli alimenti anche in cottura, come in questo caso nella pasta o comunque in tutti i prodotti da forno che qua vediamo, però è bene assumerla anche così com'è, quindi magari andando ad arricchire delle insalate o delle zuppe o semplicemente degli smoothie, quindi dei frullati dove noi andiamo a mettere la polvere, oppure le altre versioni che vediamo qua che la Bertolini Farm produce. Quindi diciamo che è doppiamente ricca, perché oltre ad essere biologica, e anche questa è una delle condizioni per noi fondamentali per entrare nella nostra cucina, il biologico, e anche insomma l'aspetto di un'essiccatura che mantiene le proprietà nutritive intatte. Che sapore ha l'alga spirulina, se possiamo spiegarlo a parole? Sì. Allora, rispetto alle altre alghe è sostanzialmente in sapore, quindi va ad arricchire ma non va a caratterizzare tanto i prodotti che andiamo, gli alimenti che andiamo a preparare. E le altre alghe invece hanno la particolarità di avere il sapore di mare tipico, che può piacere o no. E anche le alghe come l'agar-agar, che vengono utilizzate come addensanti per la preparazione di budini, a volte possono infastidire. Quindi invece l'agar-agar, diciamo che ha l'alga spirulina ha questa caratteristica in più, che va ad arricchire i piatti però senza modificarne il gusto. È corretto dire che l'attenzione sulle alghe si sta focalizzando un po' adesso, in questi ultimi anni? Forse prima in Italia non c'era tutto questo interesse verso questo tipo di alimento, forse sbagliando, perché abbiamo visto quanto può farci bene. Allora, le alghe hanno tradizioni antichissime, anche l'alga spirulina, comunque anche tutte le altre alghe, e da un punto di vista alimentare sono particolarmente conosciute le alghe, quelle che sono nate in seguito alla macrobiotica, quindi chi segue questo tipo di alimentazione inserisce le alghe all'interno della propria dieta. E l'alga spirulina invece sta prendendo effettivamente piede adesso per un consumo alimentare, per un consumo come integratore, come diciamo da un punto di vista di salute è da qualche decennio che è conosciuta, invece da un punto di vista alimentare è adesso. Benissimo, stiamo ultimando il nostro impasto, quindi l'impasto è concluso. Per riuscire a ottenere una sfoglia elastica possiamo aggiungere un pochettino di olio, come ho detto un pizzico di sale, oltre a farina, acqua e alga spirulina, ed è importante poi lasciarla riposare, quindi la avvolgiamo all'interno di una pellicola trasparente e poi la mettiamo in frigorifero per una ventina di minuti, mezz'ora. In questo modo riusciamo ad avere una pasta molto più elastica, che poi si riesce anche a lavorare meglio. Noi questa operazione l'abbiamo fatta.
quindi recuperiamo quello che è l'impasto e possiamo iniziare a lavorarlo per ottenere i tipi di pasta che preferiamo, quindi abbiamo preparato delle tagliatelle, degli gnocchetti, quindi sono dei formati molto, molto semplici che si possono preparare a casa senza, insomma, senza anche insomma, non serve tanto tempo, quindi possiamo prepararci della pasta fresca in poco tempo, può diventare una buona abitudine, basta qualche minuto per poterla preparare. E possiamo anche, noi l'abbiamo seccata, può essere seccata a 40 gradi in un essiccatore o anche lasciata su un tavolo sopra una tovaglia di tessuto e insomma in un paio di giorni si secca e si può conservare poi per un po' di tempo. Vedo qua che è stata abbinata anche per la realizzazione dei dolci, in particolare? Sì, esatto, abbiamo dei biscotti, abbiamo delle crostatine, abbiamo una crostata, abbiamo un'altra torta, abbiamo fatto dei baci di dama, quindi insomma sono molti i dolci che possono essere arricchiti con questo ingrediente. Abbiamo dello yogurt, e degli frullati, degli smoothies, insomma sono veramente tanti gli impieghi che si possono ottenere. E dal punto di vista della lavorazione? Abbiamo visto che prima tu l'hai sciolta, come rende l'impasto? Non so, Non ci sono particolari cambiamenti rispetto a una pasta preparata senza questo ingrediente, quindi non ci sono particolari difficoltà o indicazioni da seguire, ecco. Allora, l'ONU, come ci ha detto prima Manuela, ha definito questa spirulina come il cibo del futuro, l'alimento del futuro. Tu me lo confermi? Da esperta in cucina? Questo non lo so, sinceramente. So che le alghe sicuramente sono fondamentali per l'alimentazione. A volte si pensa che chi fa una scelta come la nostra, quindi di rinunciare alle proteine animali, ha particolarmente bisogno di alghe. In realtà è una necessità di tutti, particolarmente di chi non fa uso, diciamo, di una cucina naturale, quindi dove il prodotto è prevalentemente trattato chimicamente, dove è confezionato, dove comunque le caratteristiche nutritive non sono garantite, allora l'alga diventa veramente importante per l'alimentazione, quindi diciamo che la consapevolezza è fondamentale. Poi non lo so, dalle alghe dobbiamo effettivamente, diciamo, la nascita della vita sul nostro pianeta, perché sono stati i primi organismi che si sono manifestati quando i mari si sono ritirati, e quindi grazie alla loro fotosintesi e quindi alla produzione di ossigeno la vita è nata sul pianeta, quindi chissà che insomma il loro futuro non sia anche quello di essere i nostri alleati, visto che il pianeta è un po' bistrattato, visto che comunque l'ossigeno scarseggia. Ci sono già degli studi che dicono che al di là dell'alimentazione le alghe potranno effettivamente aiutare insomma il pianeta in questo momento difficile che sta attraversando, quindi teniamocele come buoni alleati, partiamo dalla cucina e poi chissà. Manuela, abbiamo davvero visto i tanti utilizzi della spirulina. Però io ti volevo chiedere questa cosa, visto che voi siete un'azienda certificata biologica, ci sono degli studi che dimostrano che la spirulina biologica abbia delle caratteristiche benefiche maggiori rispetto ad una spirulina tradizionale, oppure è un mondo ancora poco studiato? È sicuramente ancora un mondo poco esplorato, quello della spirulina, quindi non ci sono dei parametri che ci possano dire con esattezza
quali siano, ecco, le caratteristiche o le migliorie, diciamo, la parte positiva di una spirulina bio da una non bio. Considera che la spirulina in Italia, cioè si parla di spirulina in Italia da pochi anni, seppur appunto il suo utilizzo è antichissimo, ma ancora, noi siamo ancora molto giovani, ecco, in questo senso, l'Italia è molto giovane in questo senso. Ovviamente noi, conoscendo un po' il mondo del biologico, possiamo dire che certamente dal punto di vista della qualità e della salubrità, degli aspetti in più, una marcia in più ovviamente ce l'ha, e anche dal punto di vista del rispetto, della tutela dell'ambiente, perché sicuramente non sono, diciamo, come sappiamo, l'agricoltura biologica fa bene anche all'ambiente. Però, parlando dei macchinari, anche da questo punto di vista, voi avete aiutato a far progredire questo campo? Sì, sicuramente siamo stati anche noi dei pionieri nel nostro piccolo, perché non ci sono dei macchinari ancora standardizzati, quindi non si può parlare di macchine per la produzione della spirulina o di agitatori per la produzione di spirulina. Quindi tutto quello che oggi avete visto qui è tutto frutto del nostro studio, delle nostre prove, della nostra progettazione. E quindi possiamo veramente essere molto orgogliosi di quello che abbiamo creato. Ricordiamo che la spirulina è un colorante assolutamente naturale e che viene proprio indicato nei manuali. Sì, la spirulina contiene dei pigmenti naturali come la clorofilla, che quindi dà il colore verde, la ficocianina che dà una colorazione azzurra e i carotenoidi che danno una colorazione più tendente al giallo. E la spirulina è l'unico colorante ammesso in sostituzione dei coloranti sintetici, che sappiamo ormai, insomma, è stato dimostrato apertamente essere dannosi per il nostro organismo. Quindi la spirulina è l'unico colorante ammesso in sostituzione di tutti i colori che vanno dal verde al blu. Quindi compreso anche il viola, tutta la gamma della colorazione dal verde a blu può essere ottenuta grazie alla spirulina. E devo dire che in ambito alimentare, soprattutto in ambito dolciario, è molto richiesta, anche per questo, quindi non soltanto per il suo apporto nutritivo, ma anche per la colorazione. Siamo quasi in fase di conclusione, ci stiamo avviando i saluti, c'è giusto qualche minuto per ricordare quali sono i vostri canali di vendita e soprattutto quali sono i prodotti che voi vendete a base di spirulina. Allora, noi produciamo spirulina in tre formati, quindi una spirulina disidratata a basse temperature in tre formati: polvere, scagliette e una sorta di spaghettino spezzato. Quindi noi al momento siamo sul mercato con questi tre formati e stiamo però vagliando, quindi studiando tanti altri prodotti derivati, contenenti spirulina, quindi prodotti derivati, giusto così per citarne qualcuna, una pasta gluten free a base di riso, un cioccolato fondente alla spirulina, barrette energetiche e tanto altro che presto troverete, insomma, sul mercato. Noi attualmente la nostra produzione, essendo una produzione molto importante, è rivolta a un doppio canale di vendita, quindi è rivolta da un lato alle medie e grandi aziende che ne fanno già prodotti derivati e dall'altro lato quindi una vendita al dettaglio che è possibile fare qui presso il nostro shop aziendale. E sul nostro sito internet www.bertolinifarm.it e stiamo creando anche una rete di vendita, una rete capillare di vendita al dettaglio, quindi ci troverete presto presso negozi bio, farmacie, parafarmacie, e negozi empori naturali e quant'altro. Benissimo, ovviamente chi è interessato può seguire tutti i vostri progressi, anche come si arricchirà la vostra gamma di prodotti, ovviamente a base di alga spirulina biologica. Come sempre ci piace concludere con una frase che porta delle importantissime riflessioni su quanto l'agricoltura sia importante, come abbiamo detto prima, sia per la nostra salute che per il nostro ambiente. La frase è di Wendell Berry e dice così: l'agricoltore deve essere capace di mediare tra natura e comunità umana, con impegni ed obblighi in entrambe le direzioni. Coltivare bene richiede un consapevole riguardo verso tutte le creature animate ed inanimate.
Assolutamente, concordo. Ovviamente un po'. Tutto questo è un po' la summa dell'agricoltura biologica, avere rispetto dell'ambiente, della salute umana e anche del benessere degli animali. Assolutamente sì, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo, cerchiamo di chiudere il cerchio della nostra produzione ottimizzando, quindi recuperando tutto il possibile nel rispetto sempre dell'ambiente. Benissimo, grazie davvero Manuela, grazie anche a tutte le persone che hanno reso possibile questa puntata. Grazie a voi, grazie di essere venuti qui da noi a trovarci e di parlare di spirulina, perché è bene che se ne parli sempre di più, perché è un cibo che deve essere presente sulle nostre tavole, sulle tavole di tutti. Grazie ovviamente a tutti voi e arrivederci.